Buon pomeriggio a tutti, siamo a Trino, presso il plesso scolastico della scuola dell'infanzia, dove ci sono 6 dei 7 seggi della città, l'altro è alla frazione Robello. Lo spoglio delle schede per la elezione del sindaco e del consiglio comunale è ancora in corso, ma si profila già netta la vittoria del candidato di centrosinistra Alessandro Portinaro, che è qui con noi, è molto emozionato e ne ha ragione. Ha vinto una battaglia elettorale difficile sicuramente, ce ne parla lui stesso perché ci pare dai primi dati che lui abbia preso più voti delle altre due liste messe insieme, quella guidata da Ravasenga e quella guidata da Gualino. È così, Portinaro? Sì, i dati al momento sembrano questi, ma ovviamente fino a quando non sarà stata scrutinata anche l'ultima scheda io non dico nulla di preciso sui numeri. Però il risultato è positivo, questo ovviamente fa molto piacere. Adesso avrai un periodo di amministrazione con una lista che ti sostiene sinceramente, operativa, animata da lealtà. Dici allora le prime due cose che intendi fare, come si dice, nei primi 100 giorni del tuo mandato. Io credo che dopo un anno di commissariamento le cose da fare siano ristabilire una fase di normalità, un'apertura, un dialogo immediato con quei consiglieri comunali, rappresentanza della lista di Ravasenga e della lista di Guarino, a cui chiedere ovviamente una collaborazione se lo vorranno. C'è da ridare serenità e fiducia a questa città. E ovviamente le primissime cose da fare saranno affrontare il bilancio di previsione e poi le scuole, le politiche sociali, che sono le questioni più urgenti per questa città. Grazie, in bocca al lupo e buon lavoro.